La 60esima edizione della Sagra della Porchetta di Monte San Savino è ormai alle porte. Con noi il sindaco della città di Monte San Savino, Gianni Bennati. Un evento che oramai sta valicando i confini nazionali, perché la Sagra della Porchetta richiama turisti non solo nazionali ma anche oltre confine. Io direi che è un evento che ha già superato i confini nazionali. Ormai la Sagra della Porchetta e la Porchetta di per sé sono un prodotto, un evento conosciuto ben oltre i nostri confini, che hanno fatto e fanno conoscere Monte San Savino nel mondo. Monte San Savino è conosciuta nel nostro territorio non soltanto, penso, per la Sagra della Porchetta, ma anche per la Sagra della Porchetta, la sua Porchetta. E questo soprattutto perché è una tradizione che va avanti in un mondo in cui spesso perdiamo le nostre origini, le nostre tradizioni. La Sagra della Porchetta e la Porchetta rimangono inalterate nel tempo. Noi abbiamo ritrovato e ricercato manifesti pubblicitari di oltre 50 anni fa e vediamo che anche soltanto l'organizzazione, l'evento di per sé è rimasto inalterato nel tempo, nello stesso modo è rimasto inalterato nel tempo, così come il prodotto è rimasto inalterato nel tempo. Sicuramente meglio di me potranno dire chi del settore che la porchetta è la stessa che i savinesi potevano mangiare 60 anni fa, fatta con le stesse modalità, con gli stessi prodotti e con stessi percorsi formativi. E questo, penso che è questa la ricchezza del prodotto che va avanti nel tempo e che continuerà avanti nel tempo. Come sindaco non posso che essere orgoglioso e soddisfatto di questo evento che fa conoscere Monte San Savino ben oltre i nostri confini. A portare avanti la valorizzazione, la tradizione di questa eccellenza a livello internazionale, come ha ricordato il sindaco, è la Proloco di Monte San Savino, guidata da Manola Donnini. La Proloco, voglio ricordarlo a chi ci segue, è un'associazione che è un vanto per la comunità, porta avanti tante, non solamente la tradizione ma anche tante iniziative di prestigio. Manola, per te è anche il tuo debutto alla guida di questa Sagra della Porchetta che festeggia le nozze di diamante. Sì, quest'anno ricorrono i 60 anni di Sagra della Porchetta, quindi un evento nell'evento, diciamo, della nostra tradizione nel nostro paese. E la Proloco si impegna da anni nella promozione appunto della porchetta, come diceva anche il sindaco, ma anche di tutto ciò che gira intorno alla porchetta, quindi anche alla promozione culturale del nostro territorio. Infatti durante la settimana della Sagra sarà possibile anche visitare le bellezze del nostro paese, e anche ci sarà una mostra fotografica dei 60 anni della Sagra, quindi in tutto il paese ci saranno foto dal 1964 in poi, anno di nata la Sagra della Porchetta. Poi nei nostri stand possiamo assaggiare le prelibatezze tipiche del nostro territorio, la porchetta ma anche la carne alla brace e il famoso sugo della Sagra. E poi c'è all'interno della Sagra, per il secondo anno consecutivo, Porchetta Gin, un'innovazione, un'idea particolare. Sì, per il terzo anno c'è il gin in porchetta, quindi all'interno dei giardini Pensili, che già di per sé è un posto molto bello, ci saranno gli espositori di gin che vengono da tutta Italia, quindi sarà possibile abbinare il gin al nostro buonissimo panino con la porchetta. Il sipario sulla 60esima edizione della Sagra della Porchetta quando si aprirà? Il sipario si aprirà il 4 settembre con la cena di gala nei giardini Pensili e poi proseguirà fino a domenica 8 settembre. Un'altra novità di quest'anno è la cena su prenotazione che c'è venerdì, i sapori dell'Aia, in cui sarà possibile assaggiare i piatti tipici della tradizione contadina. E per finire domenica 8 settembre i fuochi d'artificio ai giardini Pensili per concludere questa importante edizione. Tra i protagonisti della 60esima edizione della Sagra della Porchetta, un veterano e un giovane, Walter Iacomoni e Alessandro Iacomoni. Walter, ancora una volta in questa piazza per valorizzare un'eccellenza, la porchetta di Monte San Savino. Monte San Savino, sì, è proprio un'eccellenza, ormai è una tradizione, come è stato detto fino ad adesso, è proprio un'eccellenza indescrivibile, proprio, non c'è niente da dire, è eccezionale proprio. Vi aspettiamo tutti domenica alla Sagra della Porchetta, sabato e domenica.
la nuova generazione, oramai non potrei dire che sei un veterano e soprattutto con la tua innovazione, con la tua professionalità hai portato e con le idee nuove, perché oggi l'importante è comunicare la Porchetta di Monte San Savino a livello internazionale. Grazie Claudio di tutti questi complimenti. Dai, io credo che dietro tutto c'è una grande passione per un prodotto, una grande passione comunque nel rispetto di una tradizione, questo è importantissimo. Poi dopo è stato messo a disposizione questa grande qualità di un'azienda ed è stato semplice comunque poter sviluppare mercati, poter sviluppare il lavoro in giro per il mondo. La cosa più bella è che comunque c'è un legame grandissimo fra un prodotto che è la Porchetta di Monte San Savino e un territorio che è proprio il comune di Monte San Savino, e questo è un binomio vincente, perché comunque in giro per il mondo quando riesci a abbinare un piatto gastronomico come la Porchetta a un territorio bellissimo come il comune Monte San Savino, il resto è tutto molto più semplice. Un veterano della saga della Porchetta di Monte San Savino, Aldo Iacomoni, 60ª edizione, da tanti anni sei sempre qui su questa piazza a valorizzare l'eccellenza, la Porchetta, la precisiamo, la Porchetta di Monte San Savino. Mangiando la porchetta dà la dimostrazione che si invecchia meno, cioè invecchiare si invecchia, ma si invecchia meglio. Un vecchio presidente della Proloco, Silvio Bardelli, fece un manifesto e dice: la porchetta di Aldo vi salva da malanni, mangiandola si superano i 100 anni. Io voglio mantenere tutto, no? Che lustro si dà alla porchetta. Comunque è stato per 60 anni un susseguirsi di belle manifestazioni che ci ha dato tanta soddisfazione veramente, e la gente ha contribuito sempre più tutti gli anni, è stato un susseguirsi di cose inconcepibili, guarda, veramente sono contento di essere arrivato a questo punto, ancora in salute e ancora spero di continuare qualche anno ancora, e poi mettiamo limiti alla provvidenza, non si sa mai. Viva la porchetta e chi la mangia. Figlio d'arte, Giorgio Iacomoni, stai portando avanti quella che è stata la tradizione e soprattutto la professionalità, e oggi con l'innovazione, con l'entusiasmo tuo e del tuo cugino Alessandro portate la porchetta a livello internazionale grazie alla presenza a molte fiere, e la porchetta che da cibo di strada è diventata un piatto gourmet. Sì, sì, io porto avanti una tradizione, il valore che mi ha insegnato mio babbo è di amare questo lavoro, quindi portare avanti un hobby è un obbligo. Noi ci siamo sviluppati da una bottega, siamo sviluppati come un'azienda e mantenendo tutte le tradizioni, quindi mantenendo il territorio intatto, quindi aglio in camicia, finocchio in fiore, i maiali tutti nati e allevati nel territorio della Valdichiana e soprattutto la legna. Si è sviluppato le nostre aziende cercando di ampliare il mercato e farlo conoscere un po' dappertutto, un po' in tutta Europa, e siamo presenti nelle fiere internazionali da Parigi alla Germania, all'Italia e in tante altre fiere, a Barcellona, e il riscontro è importantissimo perché il sapore della nostra porchetta è unico, quindi questo ci dà forza, ci dà lavoro e siamo sempre più contenti di partecipare, di rinnovare l'impegno della nostra sagra porchetta.